Ciao Nokoruki e ciao rime falsate. Siamo qui con un orario inusuale e tra l'altro per via dell'orario inusuale, se doveste sentire rumori di sottofondo particolari, tipo cani che abbaiano, bimbi che giocano, gente che cose così, vi chiedo di perdonarmi in anticipo, perché nel caso purtroppo non è dipeso da me, motivo per cui faccio poche live il pomeriggio, a parte perché lavoro, ma sono in ferie attualmente, quindi posso permettermi oggi di essere in diretta a quest'ora. Oltre a quelle perché non mi piacciono i rumori ambientali. Quindi, dove succede rumore di sottofondo, è questo il motivo. E siamo qui con la live di Ever Crisis, annunciata circa una settimana fa, in cui ci saranno presenti il producer Ichikawa, che era producer anche dei First Soldier, il creative director Tetsuya Nomura, in volontà di voce divina, come sempre. Come presentatore non so se c'è Chiaki Matsukawa, fatemi vedere. No, Keijun Ashizawa. E ci saranno i doppiatori di Glenn e Lucia. Sono promessi ovviamente aggiornamenti sul gioco e vediamo quanto verrà dato. Ever Crisis è un titolo mobile gacha per iOS Android che mira a ripercorrere l'intera compilation di Final Fantasy VII. Per adesso abbiamo disponibili a livello di storia 3 capitoli di Final Fantasy VII fino a Midgard. Per Soldier, che è la storia nuova, è un pezzo di Crisis Core. Ciao Dargas e ciao Castoro Pandoro. Sì, sono siciliano. Un buddista che non aveva annunciato una subdiretta in inglese, che mi verrà a postare in news sul canale Twitter. Di solito, almeno con First Soldier, facevano una live tipo un giorno dopo, identica, cioè c'erano degli Square Enix inglese, Sena, che rivedeva la stessa diretta, ma la commentava in inglese. Qui bisogna vedere anche un po' il modus operandi, non solo di Square, ma anche della software house che ci lavora, quindi caso specifico Applibot. In quella precedente invece era A-Team. Per carità, in realtà questo qua è totalmente Square Center, il canale Square Enix e tutto quello che Applibot si mette a lavorare è quella che macina. Ciao Fede! E basta. Però penso che siano quella tipologia di notizie di cui non hanno minimamente in inglese, non hanno niente in inglese attualmente. Quindi o fanno questa controdiretta o aggiornano solo le news. Io dal lato mio, dal mio punto di vista di content creator italiano, cerco di aggiornare il più possibile il pubblico italiano, ovviamente. Tra l'altro, usufruendo della mia decennale, se non quinquennale, esperienza nel fare due cose contemporaneamente, che non è una cosa semplice, io fino all'anno scorso non ci riuscivo, ma non è decennale l'esperienza, queste sono cose che non c'entrano niente, fare due cose contemporaneamente, quindi seguire eventualmente, vedere anche Twitter in tempo reale, vedendo persone che magari fanno live blogging in diretta, che comunque sotto un certo punto di vista meglio che non sia il voiceover, perché quella di Tokyo Game Show onestamente è stata un po' rovinata dal voiceover, secondo me. Però questo parere personale. Tra l'altro devo avere un Telegram, sembra a portata di mano. Per adesso vedete la live modalità quadro antico perché si è messa automaticamente in 16 noni. Appena partirà si potrà scegliere il formato, lo mettiamo in un formato più decente. La musica in sottofondo la toglieremo appena parte. Mancano 16 minuti e 30. Nel frattempo, eventualmente, voi come siete messi con Ever Crisis? Lo state giocando? Lo avete abbandonato? Oppure troppo ossessivo a livello di meccaniche? Aspettate update Quality of Life per fare le cose più facilmente? Ve ne frega un cazzo, seguite la storia e basta? Cioè, magari me ne frega niente, seguo la storia da te, da Jade, dagli altri. E magari dice, me ne frega cavoli nel generale. Non essendo una mia postazione, ci sono tante cose, vorrei capire come funziona cioè, il deodorante per la scella. Mai usato i vitamini del deodorante per la scella, quindi non lo so a cosa serva. E quindi questo, più che altro, si spera che oggi possano dire qualcosa anche dal punto di vista di varietà del prodotto. Ci sono tante cose interessanti in Ever Crisis. Principalmente il Crisis Dungeon e il Criterion Dungeon, quelli mi sono piaciuti, la sua esperienza di gioco mi è piaciuta, però erano 4, ne ho aggiunti 3 su 7, quindi non è che fai tanto a livello di. Ovviamente la curiosità principale sta nel capitolo principale, appunto, di The First Soldier, in cui aggiungeranno la storia nuova all'interno del prodotto. Già fino adesso quello che abbiamo visto di The First Soldier era molto interessante, ovviamente tranciato per dare aspettativa. Abbiamo visto Young Sephiroth e così via. Ah, PS, lo diciamo già in anticipo, penso che questa diretta farà spoiler di The First Soldier fino al capitolo 4, che è l'ultimo appena uscito.
Quindi nel caso non vogliate cose maggiori riguardo l'attuale The First Soldier perché volete giocarvelo voi, non conviene seguire la diretta, perché penso che mostrando l'effettivo capitolo 5, di cui c'è un teaser già quando finisce il capitolo 4, penso che spoilereranno quello che c'è attualmente. Buono, ho detto questa frase un po'. Ho parlato un po' troppo velocemente, mi servirebbe da bere, non c'è da bere e quindi sopravvivremo con la nostra saliva, che fa abbastanza schifo. Però ok. L'altro, la cosa che magari può darmi un po' è il fatto che questa qua è la postazione di Destiny, per chi la segue in diretta avrà riconosciuto il setting. Essendo che non è il computer è leggermente meno potente, quindi magari seguire una diretta in diretta da Chrome potrebbe far scattare la camera, Chrome, queste cose. Quindi su questo si spera che vada tutto bene, in generale. L'evento ho finito di farmarlo abbastanza velocemente, eccetto l'ultimo livello in singolo per Glenn, che ha un PL ancora troppo alto. Ovviamente sono a 60.000 per il singolo, che è tre volte quello che io, tra l'altro. Sto continuando a fare soldi, sto andando a leggere lo spam continuo di pacchetti a tempo limitato. Posso capire che sia un gioco per questo genere facile da creare. Più che altro, appunto, questa meccanica dell'appena raggiungi un certo punto nel growth, compra questo e 12 ore di tempo. Mamma mia, che ansia, cioè, tipo un attimo, dammi il coso. Io per adesso sono abbastanza fermo nell'avere un account free to play. L'unica cosa che avrei comprato è quello da 3 euro, che non mi ricordo manco cosa faceva, però costava 3 euro. E quindi, che ce n'è un identico tra l'altro a 9 euro. Più c'è il season pass a 15 e poi tutti quei pacchetti ad maior, diciamo, quella compra 100.000 gemme più altre gemme gialle più, che non esistono più e così via. Tutti quei pacchetti qua. Però ogni volta che vai in un certo punto di growth oppure di storia e così via, questo pacchetto dura 12 ore e riguarda questa cosa, compralo, se no sei un pezzo di merda. Quindi se fa sentire anche inferiore. Nel non averlo preso nel totale. Quindi questo qui, nel generale. Di per sé comunque il gioco, se ci stai dietro, ripeto, è quando è uscito 20 giorni fa, in 20 giorni la trama si fa tutta e anche a salire. Credo che forse la torre da free to play tutta non la puoi fare. Non penso sia fattibile da free to play, a meno che veramente non ti metti a farmare. Però le stamina prima o poi finiscono. Se non ci fosse stato l'anniversario di Crisis Core, che dà 10 stamina al giorno per 16 giorni, per 26 giorni, quanti giorni erano? Quando è uscito Crisis Core? Per X giorni, non mi ricordo quanto, io ho rifinito le boccette di stamina. Ora ne ho 140, di cui 40 attese perché non posso averne più di 99, che per me non è. Spero che aumentino il limite di boccette di stamina. Perché mi sembra un po' leggero, 99. Ciao Arson, grazie per l'abbonamento. Per quanto è apparso solo da una parte, non, è sempre c'è questa dualità tra le due cose. Quando ho capito, finché non si condivide, non mostra. Comunque, grazie, siamo 14 come il gioco online più bello che abbiamo fatto Square. Perché ne ha fatti due, l'altro non l'ho giocato. Lo sponda Kalandorf da nulla, diciamo 11 milioni. Ho preso un pacchetto per 150 Jewel Rossi che dava un exchange. Ah sì, tra l'altro ha suggerito anche Joe di prenderlo, però l'ho perso, quindi non lo posso prendere più. Perché dà il secondo gear exchange, perché uno ce l'hai di trama, tra virgolette, e l'altro invece lo prendevi con questo pacchetto apposta. Mi sembra che non ci sono altri metodi per prendere un altro gear exchange attualmente. L'altro io ancora non l'ho scambiato perché voglio usare. Voglio vedere Sephiroth che vestito ha come secondario. Spero che lo facciano vedere oggi, il secondo vestito di Sephiroth. PS, la telecamera è qui, però la chat è qui. Quindi se guardo qui è per questo motivo. Per questo motivo c'è un po' di dualità. Dovrei accendere la luce in realtà. Cioè ho fatto tutto ma non ho acceso la luce. Oh no, dov'è attaccata la lampada? Un attimo, perché se sbaglio stacco il microfono. È il microfono questo? No, ok. Fatemi accendere la luce. Ah, ora. Ora è una merda, ok. Perfetto. Abbassiamo un po'. Olè. Ciao Jade! Dai, che oggi avremo di che dare, di che dire per un eventuale tuo video recap. Nel caso poi vogliate tutte queste info raccolte in un unico video, nel caso ci siano ovviamente informazioni di spessore, Jade farà il video riassunto. E nel caso non avesse più intenzione di farlo, ormai l'ho detto e quindi lo deve fare. Fatemi vedere un attimo meglio la luce perché c'è la luce calda.
Luce calda, luce fredda, luce base. Ok. La live parte tra 10 minuti. Mentre abbiamo in sottofondo il Tifa Steam, che ricordiamo sarà suonabile con lo spartito all'interno di Final Fantasy VII Rebirth. Per la stamina, appunto, prima leggevo che comunque sono tante, sono milioni di campagne e quasi tutte danno stamina. E 5 milioni è la stamina, e Crazy Score è la stamina, e Pippo la stamina. Tutto da stamina, visto il gioco. Perché ti vogliono far... c'è questa cosa, ti vogliono far credere di poter fare tutti i contenuti. Quando poi arrivi a quelli che non puoi fare, tu hai la stamina per farli, ma non li puoi fare perché non hai la forza fisica. E quindi ti spingono a comprare. Ci sono delle scelte, ovviamente, psicologiche perché tu debba comprare. Tra l'altro hanno fatto questa cosa che è molto, come si dice, subdola, in maniera non negativa, ma neanche positiva, del fatto che se fai contenuti che hanno zero stamina, non puoi usare i cristalli per resuscitare. Se invece fai contenuti con la stamina, puoi resuscitare con i cristalli fino a 3 volte. Penso tu sia l'unico al mondo che ha finito tutta la stamina e le boccette. Che penso sia assurda. La caratteristica è spostata una sezione con 0 stamina. Sì, sì. Che infatti, oltre al fatto che non puoi triplicarla e dà una stamina schifosissima, non puoi fare il continuo. Non puoi usare 100 cristalli se muori. Olè. Ok, dai, 10 minuti. Io spero che riesca a farmi sistemare il quadrato perché è bruttissimo così. Questa cosa della zero stamina è un po' infame perché, per esempio, le character quest, le story quest, quelle di Tifa, Derfi e Cloud, che sono comunque difficili rispetto alla storia base, l'ultima è 75k, non devi farle senza morire perché sono a 0 stamina. Mentre altri contenuti, o anche la storia stessa, altri contenuti come... e il watermelon lì puoi morire fino a 3 volte usando 300 cristalli. D'altro, quando risuscitai tutte le barre al massimo, e appena mette, se dovessero mettere il Great Ghost e la Derif, diventa parte fissa in quel caso. Già l'Ailing Wind è un'ottima tecnica, però fino a un certo punto, mentre un eventuale Great Gospel sarebbe utilissimo. Oggi, sicuramente ci sarà il level cap, non dico oggi, ma c'è sicuro, perché se avete livellato fino al 50, nella tabella vedete che c'è all'H a livello 55. Vediamo se ci riesco in 6 minuti. Dov'è Evercrisis? Qua. Era RAM Centered, quindi muoviti. Dai. Ora dice manutenzione per via della diretta. No, spero di no. Se andiamo sulla growth, ti prego, muoviti. Non sei mai stato così lento. Un attimo solo. Ok. È apparso il caricamento. Ok, growth. Characters. Prendiamo una a caso che ha 50. Zack, perfetto. Qui c'è scritto unlocked a livello 55, c'è un blocco. Se io lo premo, lo ripremo rapidamente. Non l'ho premuto, perfetto. Unlocked a livello 55. Quindi ci sarà uno sblocco, si spera oggi, a livello almeno 55. Io però non prendo il pass holder, voglio vedere fin dove arriva già 60.000 PL, che è letteralmente la metà, non l'ho trovato faticoso. Sarà che ho farmato un po' troppo e mi sto in pratica tirando su Zack, su tutti. Ok, uno... ma infatti cerchiamo di tenere le risorse per quando avremo bisogno di utilizzarle. Per esempio, non si dovrebbe dire, ma c'è stato un leak di un evento che forse annunceranno oggi. Probabilmente annunceranno oggi. E dopo quell'estivo già c'è stato leakato il prossimo evento. Non dirò su che cosa è, perché speriamo di vederlo oggi. Se magari il vestito lì presente è migliore di un altro, io investo lì. Quindi bisogna vedere un attimo cosa ci daranno oggi. Anche perché il gioco è uscito 20 giorni fa. Ora io non so quanti possono essere frequenti nei gacha. Ovviamente parliamo di gacha.
molto basilare. Non stiamo parlando dei mega gacha di MiHoYo, qua stiamo parlando di un gacha veramente dove tutto è meccanica bestia. Che partita? Fatemi mettere questo così. Questo lo nascondiamo. Ora sistemo un po' l'inquadratura. Stacco la musica. Perché ci sarà la sua, infatti. Ok, sistemo qua. Paradossalmente mi viene meglio. Oh, così, così, perfetto. Però devo ingrandirlo. Un attimo solo. Ovviamente questa qua è la versione Ever Crisis di Harry. Ma questa è Crazy Motorcycle, che è Harry? La versione Ever Crisis di Crazy Motorcycle. Metto un po' più forte da me. Io sono quasi al massimo. E spiano da qua. No, questa è Destiny, mungi buttuni. No, è la loro live che si sente piano. Ok. Ok, sono in pre-show, penso che tra 4 minuti dovrebbero iniziare. Mi apro Twitter nel frattempo dall'iPad. No, il 7 si ferma a Midgar, RPG Site ha preso una bella cantonata con quell'informazione che diede. E mi dà fastidio che, tra virgolette, gli sono andato dietro. Perché uno dice RPG Site, ti puoi fidare. Ma per me sa che cacchio ha capito. Apri Twitter e non lo so trovare. Se non ti vendi in caccia sono almeno un mese, poi cercano 2 settimane. Se sparano un altro evento subito non sarebbe sorpreso. Spero che abbiamo parlato tantissimo all'inizio. Tutto non penso. Beh, ovvio. Tra l'altro, io non mi aspettavo così in fretta la seconda iterazione dell'evento Watermelon. Quasi a caso è spuntato. La seconda season. Si sapeva che ci sarebbe stato il costume di Cloud e Delphi perché c'era nella storia. Però si sono svegliati. Oggi melone giallo. Che in Sicilia si dice un milunicauro. Quindi, giusto per dire, l'ho chiamato così tutto il tempo. Ok. Cosa ha condiviso il 14? Ah, il fishing. Okay. Che non sono quelli che pescano, tra l'altro. Ok, per adesso non abbiamo niente. Abbiamo 3 minuti ed iniziamo. Ciao, Takezo! Dai. Io non ho considerazione e volontà di quello che possa essere Ever Crisis. Però sono curioso di vedere soprattutto le story quest, anche più di The First Soldier. Perché The First Soldier è un cerchio che si chiude. Mi interessa molto relativamente. Invece le character quest sono approfondimenti, di cui mi interessa molto. Cosa c'è anche in altri caccia? Lo scambio di una seconda parte dell'evento proprio che mi da spendere. Se è dato tutto, fortunatamente sul giro dei miei amici da aspettare, infatti. Ok. E poi penso che siamo tutti d'accordo sul voler dire che vogliamo che Square prenda soldi, non li perda. Quindi, ora, per carità, io sono la tipologia di giocatore passivo con i gacha. Io con i gacha sono totalmente passivo e non ho minimamente idea di cambiare su sta cosa. E quasi mi spiace sperare che altri spendano. Cioè, devo sperare nella ludopatia delle altre persone per avere io un prodotto gratuito. Che poi in realtà sta mentalità cozza col voler comprare, con la mentalità del comprare un gioco. Perché io comunque un gioco che mi piace lo compro 60-70 euro. Questo mi piace, non gli spendo soldi, è un po' ipocrita sotto questo punto di vista. Ma è il mio parere personale su come la penso. Cioè su come io mi definisco nei confronti del gacha. Cioè mi sento quasi in colpa per dire a giocarlo gratuitamente. Mentre altri devono spendere per mantenerlo in vita. Ma mi sento in colpa fino a un certo punto, lo gioco e basta. Ok, già. Ah, c'è anche la diretta anche su Twitter, nel caso. Penso sia anche su TikTok, di solito abbiamo fatto sta cosa. E Luna, manca 1 minuto ancora. Vediamo se partono diretti col trailer o no. Spero di no. Ciao Afranix! Spero che partano con loro che salutano e poi annuncino eventuali trailer della Season 2, che poi non ha nome di season, si chiama Treasurant qua la season. Noi la chiameremo Season 2. Alla peggio devo fare come sì, che lo rendono offline più avanti. Però è più probabile che facciano come in un cross, rendono solo i filmati. Ora non so come Mega Man a livello di meccaniche. Ever Crisis è troppo gacha centered, troppo. È troppo stamina quello, cristalli lì,
growth legato a tutte quelle sottosezioni e così via. Sì, no, Mura sempre Voice of God, proprio Kami Voice, che non so come si dica voice in giapponese, non mi sta venendo. Ovviamente è un modo simpatico per dire voce non presente. Simile per quello, non sapevo i costumi. Quindi ha delle cose simili, comunque Gacha Centered. Ho visto che anche il gioco di Bleach alla meccanica del gacha, ma non ho capito se è un gacha perché ho visto le stories di RaveTube, che doppia un personaggio di Bleach nella nuova serie, in cui giocava un gacha di Bleach ma su PS5. Quindi un attimo mi sono confuso, ho detto com'è possibile. A parte usiamo la tecnica di Kalandorf, che lo mettiamo a 2x per metterci a pari. Era già a pari. Ok, gacha di personaggi. Quindi solo quelli pulli praticamente. Ok. Perché gacha su console viene sempre difficile immaginarli. Ovviamente, sempre esclusi quelli di MiHoYo. Perché hanno tutt'altra caratura. Vai. Trailer. Questo è il trailer vecchio però. Ciao Nicola. È il trailer vecchio. Cischi, potere. Potere Chikara, non è Cischi. Questo qua beh, è la frase che dice Sephiroth all'inizio di Ever Crisis. Oh, no, è Mancini. We still don't know Sephiroth. È quello vecchio, a tutti gli effetti. Aspetta, no! Quella scena... Questa c'era, ma quella scena già c'è... Vestito nuovo, Yerif? Questa c'era? H0, questo si è vista? Questa si è visto? Oh, questa è tutta. Questa si è visto. A parte la qualità è andata a calare tantissimo come risoluzione. Questa si è visto. Vestito nuovo di Barrett? Dai, roba nuova. Vestito nuovo di Tifa? Ma potete vedere solo vestiti nuovi per adesso. È una sola scena nuova. Vestito nuovo di Zack? Hanno rifatto lo stesso trailer ma con i vestiti diversi. Ora io nei trailer non mi ricordo se questi qua nei trailer non c'erano. Questo già c'è come vestito. Nei trailer non ci sono, ma sono storie che nel gioco ci sono. E il trailer è nuovo, ma con scene del gioco attuale. È uguale, c'erano queste scene, però i vestiti sono diversi. Ciao Ricky. Ah, mi è passato, ho detto un altro nome. I vestiti mi sembrano siano diversi. Se dici che sono identici, mi fido. Però a memoria mi ricordo diversi. Come è contenta lei? Ok, allora se mi dite che è identico mi fido maggiormente. Per carità, a parte i vestiti, nella mia mente quello che abbiamo visto era tutto vecchio in ogni caso, comunque di giocato. Tranne Sephiroth che soffre, ma quello l'avremmo visto in qualche trailer. Che bel green screen lascia un po' desiderare, cioè è bello lo sfondo dietro, ma il suo green screen lascia un po' desiderare. Quello della sposa l'avevamo mostrato in un vecchio trailer di Tifa. まずはファイナルファンタジー7エバークライシスのプロデューサー市川翔一さんです。よろしくお願いします。はい、市川翔一です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、そして Lui è Ichikawa, il producer. Nomura. Ma neanche ci prova a fare il simpatico, Nomura. Sta morendo, neanche il tempo di svegliarsi, già sta morendo. Però ha la voce un po' più rilassata rispetto al passato. Tua madre del Tokyo Game Show.
TGS であのリバースも配信しましたけど。レベルファル TGS。そうですね。あの時も僕ちゃんとは見てなかったんですけど、おそらく視聴数結構多かったと思うんですけど、あの今日もかなりの人数が、いやありがたいです。あの集まってくれてるようで、こうも多いと僕ちょっと伸び伸びと。喋れなくなる。OK。そんなバカな。Loro ridono perché sono vengono licenziati, cioè magari ha detto anche una cosa un po'. Ridono perché devono ridere. Dice se Nomura è venuto correndo perché è venuto da un altro piano, cioè ha una casa di 12 piani, 7 piani, 13 forse. Si è messo a correre per raggiungere un microfono, un PC in cui non si vede la faccia. C'è un Gigantez. Ok, vabbè. Questa è la campagna che c'è attualmente su Twitter. Tra l'altro al Tokyo Game Show vendevano una sorta di colonna sonora, però era più un disco promozionale, non c'erano tracce, e in che aveva la stessa copertina del gioco originale giapponese, che è scritto per River Crisis alla Meteora. Questa è la campagna col mat e il poster è la tote bag. Questo qui è il motivo per cui sta live solo giapponese, perché questa tipologia di campagne funziona solo in Giappone, ovviamente. Dovrebbero tagliare tutte queste parti per farle concrete con noi. ファイナルファンタジー7エバークライシスですけれども9月7日に配信を開始してもうすぐ3週間になりますよね。早いような。そこで chiederanno di quando l'hanno scaricato. Devono vantarsi del numero. おりますけれども、ユーザーさんの反響だったりとか運営さんの手応えとかそのあたりどうですか、野村さん。そうですね、あの今日のこの配信を見に来られてる方の人数もすごいんですけど、こんなに多い。Vediamo che dice.生配信今までしたことないんで。Questo sono io col mio capo, che a volte dice cose totalmente condivisi, non cioè opinabili, però devo ridere. と思うんですけども、売り上げもね、はい、そんなまっすぐ目を見られて売り上げもねって言われますと。OK, nel frattempo qua su Twitter hanno messo appunto bella la campagna della lotteria.Tote bag, tappetino e adesivi interni per smartphone. E chi li usa? Fino al 26 marzo. Dura 12 mesi sta campagna. Non ha senso. Sono 6 mesi. あのでも本当にあの多くの方にプレイいただいて、あのかつまあ今回あのビーチイベントもやらせていただいたりとか、まあ各キャラのものもそうですし、ビーチイベントの内容、またそのそこでのまあウェアであったりとか、あの結構あの皆さんのプレイスタイルによってまあいろんなものを評価いただけているというのは非常にあのありがたく思っておりますので、まあこれからもですね皆さんの期待に応えるように。Nella storia di Square solo un gioco caccia è diventato un gioco offline ed è Dark Road. Quindi per adesso non abbiamo nessun precedente per pensare che Ever Crisis possa essere su un gioco offline. Il client PC invece è più probabile. Ecco qua. Su questi saranno i punti. Di solito dicono i punti. Ma qualche Final Fantasy non è un gacha. Grazie per il follow, Oropacia. Bobius era un gacha ma non è mai stato offline, l'hanno chiuso. Infatti ce n'è un altro che è diventato offline di Square, ma non mi ricordo il nome. Ha detto PlayStation. Non ricordo chi per l'hanno chiuso da noi. È rimasto gacha totale solo in Giappone. Ma ce n'è un altro, non è legato a Final Fantasy, che è diventato offline. La storia è diventata offline. Mi pare sia un Legend of Mana, ma non ne sono sicuro. Ok,
Nomura, non posso credere che sono così tante persone che stanno guardando questa live. Probabilmente la più vista di sempre, 16.000 persone. E anche le vendite di Hyper Crisis stanno andando bene. Quindi, secondo Nomura, il gioco sta andando bene. Ma Dark Road è giocabile. No, non ho visto il messaggio. Dark Road è giocabile. Per carità, giocabile. Dark Road non è mai stato giocabile. Perché si gioca da solo, però. Ecco qua i punti. Sono sempre questa qua. Square, la di Square in queste cose, punti. Per adesso Nomura sta dicendo 16.000 persone stanno guardando la diretta e la, secondo lui la più vista, ma rispetto a cosa? Ma 16.000 qua sotto è? E qua sono 18k per Ever Crisis. E in più le vendite stanno andando bene. Bisognerà vedere poi ovviamente i comunicati stampa di settembre, perché il 30 settembre si chiude il trimestre, ma arriveranno da metà ottobre. I punti devo vedere, se qualcuno me li traduce in tempo reale su Twitter. Ma prima trailer nuovo, questa è la story quest, forse stanno pubblicizzando le story quest. Questa è la parte della promessa, non è la story quest. Però ha detto story. Questa è la promessa, no? Ok, stiamo dicendo solo la promessa. Che c'è nel gioco base la promessa. C'è nel gioco base. Ok, lo stanno mostrando solo in sottofondo. Forse stiamo facendo vedere qualcosa in più. Frattempo Nomura, allora, se un gioco con un con questa impostazione monetizzasse anche solo un quinto, ma anche un decimo di Genshin, sarebbe uno dei titoli più remunerativi della storia di Square. Sta facendo vedere un po' di storia sparsa per personaggi. Ok. Ovviamente il budget che ha Genshin è tot x volte superiore a Ever Crisis, a buon render ovviamente, la qualità è ovviamente superiore. Questo però non mi serve. Vedere se c'è la traduzione dei punti, lo devo fare sul momento. Fino ci saranno Mura che sta spiegando tutto. Scusate. Questo mi interessa, ma non adesso. Ha detto Toriyama, perché Toriyama è il director di Ever Crisis. È stato posto come director da Nomura, quasi a caso. Ha detto, mi serve Toriyama qua. E l'ha messo come director. E dice, ah, ma Nomura non ha più potere in Final Fantasy VII. Lo decide il director dei giochi. Porca miseria, devo fare lo screen di quella della cosa in giapponese. Devo tradurlo io. Ok, andiamo qua. H1 perché è il primo broadcast. Ok, porca. Due commenti e non ci sono. Ok, beh, era un montaggio abbastanza scialbo di scene del gioco. Potrebbe prendersi un microfono migliore, ogni tanto gli salta. Ciao Liam, per adesso niente. Se non Nomura che ha detto che sì, che la live, questa live è una delle più viste di cui lui abbia memoria e che per adesso Ever Crisis sta andando bene.
どこかの未来にちゃんとそういうのも考えているっていうところで、なるほどです、ね、あのストーリーとは全く関係ない話をずっと通りましたけど、c'erano i punti、まあ、そういった形で、però mi sono passato in fretta e non sono riuscito a leggerli come si deve。 あの本作の特徴としてやっぱりバトルがございまして、バトル、まあ、ちょっとバトルもですね、あの簡単にあの資料まとめておりまして、どうぞお願いします。はい、okay, queste sarebbero le migliorie probabilmente o sono le critiche maggiori。 作品の枠を超えた夢のパーティーもとなっておりますが、まあ、やっぱり気になるのは夢のパーティーってなんで、はい、そうですよね、やっぱりそうですよね、まあ、これはですね、もう見ていただくと、それがダルパーティー、こういうこと、ti prego non te ne andare、あ、まあ、こういうことですよね、こういうことですよね、はい、OK、cosa sta、そうなんですよね、原作とかだとね、絶対にできないんだけれども、うん、本作であれば、あのストーリーはちゃんとストーリーに載っとるんですけれども、例えばスクリーンショット、questo non è、といったところは、あのご自身の好きな組み合わせができるので、あのみんな、legato a、あのバレットとレッドサーティーンと、はい、マットっていう、ね、パーティーもできます。l'ottimizza, avevo letto, ma c'è scritto nelle notes che la sistemeranno a ottobre.Meno che non hanno, se hanno, se sono riusciti ad abbreviare, meglio ovviamente.No, qualcosa nella battaglia? Io che strano, ma quanto è a 25 fps?しっかりとアクティタイムバトルですね、 ATB ゲージが増えていって、それをコストを消費して、まあ、あのアビリティを打っていく形なんですけれども、結構本作のポイントがですね、あのスタジオワンにマヌアレバフデバフって呼ばれるような防御力を下げて防御技を入れる、ジェイスクリカードファテコスティファンティンメセノーブ、ovviamente、ovviamente loro ti buttano avanti e poi diranno magari la data di quando esce tutto questo、 あのコンビネーションっていうところが一つの楽しみ、まあ、あとはあのー、まあ、今これ実はマニュアルのものを見ていただいているんですけれども、あの però se mi dici qualcosa sull'automatico e poi mi giochi in manuale、 AI が超優秀というお話をしましたが、あのプレイするのは、あ、操作するのは、あ、c'era、vabbè、l'annulli、 il fatto che puoi scegliere、 ma già si può fare、 両脇のあのバレットとティファは、まあ、AI がその時に合わせた最適な行動をしてくる、 visto così mi sembra che stia spiegando il gameplay、 non sta dicendo cose、 これもね、あの原作にいろいろありますね、回収していきたいなと思いつつ、まあ、これも今後いろいろ楽しみです、ね、まあ、皆さん増えてほしいものもきっとね、そうなんですよね、いろいろあると。Io so che ti spiego, io gira bene perché io sono il mio iPad 7 mangiando 7 con l'uovo a scatti. Io l'ultimo, il penultimo iPad mi va più che bene ad ultra. にしててもそのタップが効くのが嬉しくて、はいはいはいはい、自分で考えたことをちょっと試すこともできるし、まあ基本はオートに任せて、はい、ogni tanto crash, però c'è da dire che spero che sia una cosa che sistemino。Vabbè, il gallon, il Bylor King, questo è il King? E io che dicevo, ora lo leggo, sì. Devo vedere se il Discord ufficiale di Ever Crisis si sta postando qualcosa. Perché per adesso sta spiegando il gameplay praticamente, magari con degli adjustment.Ovviamente proseguiremo con Advent Children Before Crisis di Geo Cerberus, tuttavia la storia sarà basata su quale storia abbiamo completato prima, quindi una nuova storia verrà aggiunta. Allora, le storie di Liz si baseranno sulle quale storie completeremo prima. Prima bisogna completare le storie attuali e poi rilasceranno quelle nuove. Per Before Crisis ci sono circa 10 personaggi giocabili, quindi stiamo chiedendo come fare. Dovete farlo identico, Before Crisis dovete farlo identico.Devo leggere meglio sta frase, devo capire un attimo meglio cosa intende, con se effettivamente sto capendo bene. È più una sorta di, in base a come le completeremo noi.オートが大体やってくれるので、そうですね、本当に、はい、non lo traduce perché non gliene frega niente fondamentalmente。 思いますね。 Perché dovrebbe tradurre un gioco vecchio in italiano? オートについてはいかがですか？ そうですね、コンシューマーの方の、 vediamo qua、 のシリーズがですね、 ATB を、 sì, stavo leggendo proprio quello。 ものになってますが、まあ、こちらは
Questo non mi interessa. Vediamo questo. 7 settembre oggi è. Chrono Cross hanno fatto una remastered. Ha detto Ichiban, che poi significa il primo comunque. Ichiban non significa cosa, forse qua a livello di lavoro del codice potrebbe essere definita remastered, ma a livello come loro intendono, no. Ma in realtà neanche l'euro di codice è una remastered quella, perché non è rimasterizzato, è ripulito. Neanche Final Fantasy 9 è una remastered, nonostante sia Final Fantasy 9 remastered. In quel caso dovrebbe essere più corretto chiamarlo remake, visto che è fatto con Unity. Oh no, Final Fantasy 9 è fatto con Unity. Perché non hanno un motivo di fare una remastered essendoci il remake? E poi la versione esistente funziona perfettamente. Un giorno potrebbero aggiungere altre lingue? Potrebbero, ma penso che non ne freghi niente. というわけで今までちょっとバトルのことについて解説いただきましたけれども、うんはいまあ、最初はオートを使えばとりあえず安心安全。Io toglierei anche l'inglese da Final Fantasy 7 su PS1. ecco, infatti. 未だに要素解放されるんだって思うんですけど、どっから手をつけたらいいのかなって初心者の方ちょっと迷っちゃうんじゃないかなと思っていて、どこから行けばいいですかね。まあやっぱりまずは。Quella parte degli altri titoli。Quella traduzione puoi usarla con gli appassionati, non puoi usarla col grande pubblico. Perché utilizza una tipologia di linguaggio basata su una cosa già esistente, tra virgolette, e prendendo nomi e situazioni a livello di traduzione dagli altri Final Fantasy, sia riguardando il 7 sia altri. È eccezionale la traduzione di Kaledor. Però è più rivolta verso l'appassionato. E probabilmente sarebbe migliore di una eventuale traduzione ufficiale, che è rivolta verso il grande pubblico, quindi deve essere più generalista. Se riuscivo a trovare da qualche parte, forse qua, 11 giorni fa, まあ、あの私もねこう何かとできればこう記念等々で皆さんにこうお配りできるものがあればと考えてますので。ニューストーリーチャプター so far。あのぜひあの課金圧強めだけじゃないんですとバランスを見て楽しんでいただきたいというあの気持ちがございますというところ、ね。本当にね回してて気持ちいいぐらい出ますよね。そうなんだから僕。OK nella SNS とか見てると nella cosa nella beta c'erano i vestiti extra di non stanno dicendo adesso sto vedendo da un'altra parte c'erano i vestiti extra di Glenn e si pensa se magari li rimettono. まあ、なのであのぜひそこはですね、はい、あのバランスよく楽しんでいただければと思っておりますので、うん、その他にもねイベントでね頑張って周回したら武器もらえるストーリーチャプター so far まあ、まあ、fino adesso あの10突までできるような形の武器をいろいろ出してですね、うん、まあライズアビリティというまああのキャラクターそう finora non hanno mostrato niente di nuovo そういったものを楽しんでいただければどんどんしていければなと思います、うん、なるほどですねありがとうございます、はい、というわけでちょっと駆け足気味ではございましたが、はい、ファイナルファンタジー7エバークライシスの概要をご紹介しました、はいまだダウンロードしていないという方はぜひこの番組見ながらダウンロードしちゃいましょうよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますきっとねきっとダウンロードプロドルのメロ独特なインゲームアイテムのプレゼント OK ora è apparso grazie Arson questo sono 16 prima passo 14 めっちゃ出たよね
にないですとは言えない状況になってるんですけど、まあ、何かしら何かしらあるかもしれないということで、あのぜひダウンロードの方もまずよろしくお願いいたします。ぜひぜひよろしくお願いいたします。といったところで、改めてここで視聴者プレゼントのお知らせです。これもSì, cambiate, questa l'abbiamo vista. Twitter でポストしてくれた方の中から抽選で7名の方にエコバッグ、ゲーミングマット、スマホインナーシールをセットにしてプレゼントいたします。ファイナルファンタジー7。16, che è il suo Final Fantasy preferito, 16, quindi. ハッシュタグ FF7EC 公式生放送をつけてポストをしてください。Cioè, finora hanno parlato solo di sta campagna, non è vero. 野村さん、こちらノベルティはどのような経緯で？かわいいですね。これはですね。Official serve。そう言われるとあれですけど、まあ今そうですね、特にこのゲーミングマットやエコバッグっていったのものに関しては、no, 世の中でお配りしてるわけだ。あ、セコンジャンダーミファスティドスタ。これは20枚しかない。スタバージナ。そんなにない。これはすごいで。はい。フラテンポリアン。はい。じゃあぜひ皆さん、これ感想をつぶやいたら当たる可能性ありますからね。はい。フォローしていただいて。cioè se non avete altre slide, ditelo. Invece mostra sempre la stessa.あるかもしれませんので、ぜひぜひ感想をお待ちしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、それでは続いてのコーナーに参りたいと思います。ファーストソルジャー編特集。ファーストソルジャー編特集、finalmente non so cosa significhi però amen。さあ、ではここで大変ora si parla di first soldier。ゲストの方々をお迎えしたいと思います。ファーストソルジャー編グレン役浜野大樹さん、そしてファーストソルジャー編ルティア役の田中由紀さんです。よろしくお願いいたします。ああ、sono i doppiatori. Ho detto mizia, c'è un vestito di Amano. Doppiatori di Glenn e Lucia. Inizia ora sì che Glenn è il padre di Clau. Senpai, よろしく。グレン役の浜野大樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生グレンだ。そして田中さん、お願いします。こんにちは、さようなら。ルティア役の田中由紀です。こんにちは。あ、ベース dicendo frasi a caso del personaggio。入っちゃった。入っちゃう。 OK。 Dotto, sta cosa del fasto è un errore che c'è nel set base. C'è un nemico che si chiama Fast Ray, ma per sbaglio è stato dato come First Ray. ヘリまでは一緒にいたんですけど、ヘリ乗るまではマット一緒だったんですけど、ちょっとね、来る途中ヘリ撃墜されました。あれ、はい、マット、あれ、マットの姿見えないと思ったら、なんでちょっと今日はグレッドでもう浜野さんとお越しいただけたということで、vediamo se adesso mostrano il capitolo 5 di The First Soldier。Che poi in realtà il DE non penso si pronunci più, perché la versione ufficiale è FS, non TFS. Forse a prescindere. ソルジャーの世代交代が密かに進む時代、ミッドガルから遠く離れた南の絶島で神殿の期待を背負った3人のソルジャーと、allora、英雄と名を轟かす次世代ソルジャー。 Un tempo in cui il cambio di generazione dei soldi è segretamente tenuto nascosto su un'isola remota a sud distante da Midgar, il destino di tre soldati che portano le speranze della Shirra si intersecano con quelle della nuova generazione che sono conosciuti nel mondo come Speranza. La verità nascosta dei soldi verrà rivelata。そして物語の中心にいる3人のソルジャーがこちらです。ラシノッシディ。sono i protagonisti, per chi non lo sapesse. Glenn, Lucia e Matt. Glenn tra l'altro è tra i papabili di sotto il cappuccio di Rebirth. Ci credo molto 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 poco, ma non si butta niente del maiale. E non solo del maiale in questo caso.Ah, Nomura ha detto che non ce l'ha fatta il doppiatore di Meta ad arrivare. Se è stata cambiata.Sarà cambiato, ma non capisco la differenza. Vediamo appena abbiamo qualcosa di commentabile.
そうですね、3人そう、気になりますね3人の名前の秘密を For the champ? あ、ベーフェルス生放送おー、嬉しい衝撃の衝撃のこれあの実はあのインタビューで一回答えたんですけどみんなでセレストちょっとまだ取っとこうって取ってたぐらい秘密にしてたんですけどもで、vediamo altro これあのそうですね。OK ha rinunciato a spiegarlo perfetto 並びはちょっと違いますけどグレン・マット・ルティアこれはグリーン・マッチャティおえあえグリーン・グリーン・グレン・マッチャティグレンそういうことそう響きがみたいないや全部合わせたらこれ名前をいよいよ決めないと収録間に合わないよっていう話になった時にフィナグレンセラカピートイレストペットボトルグリーンマッチャティマッチャティでこれだってでもともとこの3人に何らか共通点のある名前にしたいなと思ってたんですけどただOk, nel frattempo qua non uscite le immagini delle sinossi. Sonna, nanka, co, sugoku, chikashi, namae, toka, nanka, co, ito, ito, tekina, co, chikai, namae, wa yoku nai. Però ancora non abbiamo niente di effettivo. Kedo, nanka, san nin de hitotsu no nanka, co, tsunagari ga aru namae wa hoshikute, nayandeta kekka, kore.これすごい響きもしてくるわ。でも、でもいいね。一緒にその時当然いたんです。衝撃ですよ。結構長い時間会議して、いろんな名前を出して、あの野村さんと話して、結構。だから、これがペットボトルに始めて。No, non era quello。グレン・マッチャティって言い始めて。グレン・マット・ルティア。それからでもパッとね。出るんですね。でもなんかまだでも。グリーンマッチャティでよかったこれがグリーンマッチャティでアルコール類とかc'è questa cosa che stanno dicendo di cui tu, che tutti stanno ci, la stanno usando come battuta green matcha tea どうしようかなってなってたじゃ厳しいですcacchio premuto断じて言いますがあのちゃんとつけてるんですよ。いやいやあのそれ適当につけたけどちゃんと考え抜いた結果ベストなところがグリーンマッチャティ。たまたま発想の最初の元があって。あとエヴェルクライシス attualmente in tendenza su Twitter。そんなわけでございます。Giapponese ovviamente。Forza di cose。初めての秘密。まさかの。教えていただきました。はい。ちょっと変わってたかもしれないです。それを聞いてたら。Vabbè, anche simpatico se magari la finessero di ridere e mostrassero qualcosa. Il momento di quiete. Ah, ok, ecco cos'è il matcha tea. Finalmente qualcuno l'ha scritto. I nomi dei personaggi di Ever Crisis vengono dal nome del tè verde matcha, del matcha tea. Del green matcha tea, il tè matcha verde, quindi Glenn, Matt e Lucia è tea matcha green. Questa è Nomura. Mizia, non vedevo una cosa così stupida, temi di bibidi bobidi bu. Per carità, io faccio le cose allo stesso modo, ma non è che abbiamo. Si parla di stupidità condivisa da creator. Cioè, quindi Glenn significa verde in romaggi. Ciao Gabon. Il fatto che il doppiatore si chiama Manu mi dà. Però Green è Glenn, Matcha è Matt, Cha T, che è il contrario di Lucia è Cha il finale, Matcha è Matt e Lucia. E il Luda dove l'ha preso? Mi è andato lui. Ciotto, poca demo, te ho mottite.
E dopo aver stesso io mi sarei licenziato, ho detto basta, non voglio più lavorare per Square. Vecchio, ok. Frattempo vediamo anche qui. Devo seguire tre cose contemporaneamente mentre loro ridono. No, qui mi sa che non abbiamo niente di info. Hanno fatto un Discord ufficiale e non c'è niente di ufficiale. Fasto Sorgia. Questo lo vedo dopo. Mamma mia. Questa è quella di phishing di prima, perché mi ha passato due volte. Ah no, beh sì. Cambiato totalmente voce lui nel frattempo. Per adesso siamo molto su info interpersonale riguardando il prodotto, che per adesso del gioco non hanno detto niente, se non il fatto che ci saranno avventure, ma già si sapeva. Più che altro hanno riconfermato che il gioco sta andando bene e l'origine dei nomi dei personaggi di The First Soldier, che tra l'altro a casa di Rosen, che a questo punto non so da dove sia, da quale tipo di tè l'abbia preso come nome, e gli offre il tè in tazze rarissime, comunque in tazze particolari. Poteva già essere quello un riferimento interno al gioco. Ora loro avevano mostrato i quattro punti, ma io non ho capito neanche dove sono arrivati tra i quattro punti. Dovrei togliere qua l'audio, però è al 30% l'iPad, devo sperare che mi campi. Mi sa che non si può tornare indietro da qua. Troppo complicato. Se non apri gacha, se non apri applicazioni di giochi, se mi dicono da subito in 30 secondi devi scaricare che c'è l'evento, dura un secondo, 30% mi viene l'ansia. Sono a prenderlo. No, ho detto no. Visco. Vediamo se prova a prenderlo da qua. Se parte, che qui stanno proprio parlando delle loro esperienze. Mi esci, ma perché è partito uno short? Qua. Torniamo indietro. Devo ritornare dove hanno mostrato i punti. Eccoli qua. Pausa. Schermo intero. Togliamo questo. Sono 21.000 persone collegate alla diretta.
Poi apriamo questo. Visto che nessuno vuole fare il live blogging su sto coso, ci devo pensare io. Non c'è il programma installato. Grazie, Aiva, numero uno. Perché il mio dito non funziona? Ok. Sì, sì, Reverse è una delle traduzioni di Rebirth, come anche ci insegna Chain of Memories. E Nomura diede come nome Reverse Rebirth perché hanno lo stesso modo di essere pronunciato. Però adesso li prendo. Temo che mi si installa l'applicazione. Ok, uno. Da qua. Ho detto da qua. Sì, voglio che acceda. Continuo. Questo. Accesso completo. Questo. No, non lo voglio in italiano. Allora, una nuova entrata nella storia di Final Fantasy VII. Goditi le storie e dai capitoli collegati, incluso l'originale in capitoli. Nuove storie focalizzati su specifici personaggi sono incluse. Perfetto per prepararsi per Rebirth. Quindi non sono i punti, ero riassunto del perché dovessi giocare per Crisis. Infatti è cos'è Ever Crisis, ecco cos'erano i punti, non era una scaletta. Ah, le scalette sono sempre così, infatti. Una nuova entrata per conoscere la storia di Final Fantasy VII. Poi goditi le storie dei capitoli collegati, incluso l'originale in capitoli. E nuove storie focalizzate su specifici personaggi sono incluse. E prepararsi per Rebirth. Ok, era questo. Vediamo l'altro. Prendo l'altro punto. Che era qua. Ok. Allora, l'altro punto. Questo lo chiudiamo, che porti solo fastidio proprio nella vita. E X. Mettiamo questo. Ho detto mettiamo. Allora, prima di tutto la didascalia diceva battaglia, e fino a qua. Il primo punto era niente, perché il tablet decide di non funzionare più. Vabbè, Active Time Battle altamente strategico, eccellente intelligenza artificiale come supporto delle battaglie, un dream party che va oltre i legami di questo lavoro. Ok. Quindi anche questo era un riassunto. Quindi per adesso non ho detto niente di nuovo. Siamo a... non c'è scritto, che ore sono? 40 minuti. 40 minuti fino a non ho detto niente. No, qui, che voi non lo vedete, qua sotto c'è scritto update. Quindi io spero che ci siano degli update. Questo mi interessa, ma lo leggo dopo. Metto nei segnalibri. Ok. Solo nei 5 minuti diranno 48 informazioni. E diranno anche la data della terza parte del remake. Più che altro così si riesce a comprendere come vogliono impostare le dirette di Ever Crisis, così da comprendere anche come gestirci le altre. Poi perché da questa può essere anche un caso speciale. Ciao Cricri. Per adesso il mio è più un supporto morale che altro, perché finché non dicono cose congrue, poi per carità ma parlano di cose legate a doppiatori, loro esperienze, come sono state create determinate cose e così via.
Però per Ever Crisis questo ci interessa relativamente. Anzi, direi che non ci interessa. Quelle di The First Soldier erano più didascaliche. Avevamo l'inizio che ti dicevano il trailer della season 2 e poi ti mostravano cosa c'era effettivamente nella season 2. Sì, magari questa l'hanno fatta più da presentazione. La scaletta devo cambiarla tantissimo. Questa settimana non verrà seguita praticamente. Questa fa molto di introduzione. E tra l'altro, ricordiamo, ci sono attualmente 20.000 persone. Morikawa, che è il doppiatore di Sephiroth. Tra l'altro, quelle di The First Soldier a volte erano così vuote che gli infilavano altri trailer. Eccolo qua. Già ce l'avevamo, questo artwork. Però adesso lo stanno ufficializzando come personaggio giocabile. Sperando che... Ho sentito trailer, però magari ho capito male. Ma sta parlando di Morikawa. Monomura, non morire. Morikawa doppia Sephiroth dal 2005. Dopo 18 anni che fai un personaggio comunque di una certa età, doppiarlo quando è piccolo. I giapponesi in queste cose sono malleabilissimi. Da noi avrebbero chiamato un altro doppiatore. あの、なんとビデオメッセージを、先生いただきまして、ちょっと世界線ご覧いただければと思います。お願いします。ユースインドステージ。ステージ?番組をご覧の皆様、モリカワ。少年時代のセフィロスを演じました。梅原雄一郎です。ということで、今回少年時代のセフィロスを演じることになったんですが。あ、これもリカワ。まずは、とても緊張しました。やはりセフィロスというキャラクターをこれまで Si stanno ispirando a Morikawa, ma non è lui che lo doppia. Ma che cavolo sto facendo? Mamma mia, ho due tasti, devo premere, sto sbagliando tutti e due. Devo un attimo, questa cosa è tutta da rivedere, appena abbiamo un attimo di... Prepararsi per il ruolo. Sì. Non è Morikawa a doppiare Young Sephiroth. È lui? Che è? Ve lo dico subito. Umehara Yuichiro, che ha doppiato... Non lo so, ve lo dico tra un attimo. Gli ho fatto complimenti, la velleità, le cose, e poi era un altro doppiatore. Umehara. Eccolo qua. Che cacchio ho premuto? Sì, Zenzembo, Tokyo Babylon. Vabbè, ha fatto un sacco di anime. Video message をご覧いただきました。
なかね、新しく少年時代を演じるってやっぱり難しいというか。いや、そうですよ、ね。Pronto, tre caste a casa anche. もう何年も。Doppiatore di Ira. やり続けてるキャラクターの、そう、新たな姿ですもんね。そうですよ。Se ha fatto solo Ira, no, no, non mi aiuta. Cioè, non è il, non è tra i miei personaggi preferiti Ira. Per carità, di recente non è che abbia seguito tantissimo la scena anime, quindi. È del 91, è giovanissimo. Ha detto Kogatsu. Jugram in Bleach. Ah, Cyrus di Octopath Travel, ecco, via Cyrus, ecco. 当然5章がプレートということはそこで少年時代のセフィロスがプレアブルとして実装されます。え、スレイプニル。たぶん、僕はもう一回言った。スレイプニルで16。Alcuni l'avevano intuito che fosse lui. Però non c'era la sicurezza. Ora l'hanno confermato. Ciao Nate! Mi sa che dopo quello che è successo col 16 lo hanno promosso. Eccolo qua, spero sia nuova sta cosa. Questo era il capitolo 4. Non il finale finale, ma era verso la fine. Questo ancora era presente. No, già forse questa era nuova. Questa è nuova, questa è nuova. Questa è nuova, questa, ma questo neanche nel trailer c'era. Cioè Sephiroth che cammina con noi non c'era da nessuna parte. Ta-ta-ta. Il 29 settembre esce il nuovo capitolo di Ever Crisis. E questo è un video riassuntivo del nuovo capitolo. Quindi tra 3 giorni esce. Vediamo se si vede in battaglia, che è quello che più mi interessa. Ho poi 2 o 3 notizie da recuperare dopo. Mi sente la storia, non voglio vederla, io voglio che mi fa vedere il gameplay. Sì, sì, l'ho visto, è quello che dice la data. Nella data c'è scritto proprio sempre Sephiroth giocabile. Ma stanno abbracciando? Eccolo qua. Però vediamo, questa qua è la limit. Questa sarà la, forse la, l'abilità dell'arma. Ma è vestito di acqua. Ma è finito, ma è il vestito di acqua come, come vestito secondario. Ok. Quindi esce tra 3 giorni. Alla fine non hanno mostrato praticamente niente di giocabile. Vediamo questo. Comunque esce tra 3 giorni. Nomura l'ha detto che è bel personaggio puro.
Nel frattempo, allora, forse lo vedete un attimo andare a scatti, però metto una notizia su Spread Knowledge. Non questa, dai. ゲームにならないそうなんです。ま、なんでもそんな話してんの。少年時代どんぐらい強く行きます。はい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 。ま、なんでもそんな話してんの。少年時代どんぐらい強
un nuovo capitolo di The First Soldier uscirà, non è chiaro se esce solo quello, penso di sì, il 29 settembre. Il giovane Sephiroth sarà doppiato da, chiamalo a scrivere quel nome con tutte quelle doppie parole. Umehara Yuichiro. Umehara. Ma Umehara è il cognome, quindi io sono italiano e metto prima il nome. Giocabile. Sarà il periodo di Yuichiro. Comunque, 3 giorni. Su questo abbastanza diretti. Fatemi cercare nuovamente se, perché se dico in giro che esce il 29 però non è vero, mi sparo. Fatemi vedere di nuovo il Twitter giapponese. Porca miseria. Premo 2 tasti, mi rispondono altre 3 cose. Ok, Dungeon Ranking dal 29 settembre al 6 ottobre, quindi una settimana. È una... cioè per una settimana ti danno il voto nei dungeon? Devo leggere la spiegazione sotto. Senti, è il 29 settembre, c'è anche questo, amen. Va bene così. Prendiamo di questo lo screen, dai. Parti! Ah, qua è. Okay. Vediamo cosa c'è scritto. Qua. Allora, fai le sfide e mira ad un punteggio alto. Prendi molte ricompense stando al tuo ranking. Ci sono 3 difficoltà, normale, hard e very hard. C'è un ranking event in cui i giocatori competono contro di loro basandosi sul dungeon score. Questo è un evento in cui i giocatori sono divisi in gruppi da 10.000, penso di potenza, e competono tra di loro. Ok, quindi hanno messo una meccanica nuova, che però dura una settimana. Ho sbagliato, non devo aprire Telegram. Ok. Ok, sì, comunque confermatissimo che è il 29. Okay. Ho visto 2 fonti, ma mi fido fino a un certo punto. Perché se fissiamo ogni settimana si resetta. Per adesso hanno parlato di quello come evento, cioè come evento unico. Magari saranno degli eventi PvP a sto punto. Cambiando il dungeon. Detto frame skip, tra l'altro. C'era un'informazione che non sono andato a leggere. Perché avete scritto la storia di The First Soldier? Volevamo che quelli che conoscevano Final Fantasy 7 e quelli che non erano... l'abbiamo voluta per chi conosceva Final Fantasy 7 e per quelli che non erano capaci di godersi una nuova storia. Beh, questi sono i cosi, i cristalli 3400
E i timbri, vabbè. Adesso sono solo i cristalli, adesso me ne frega. In più Sephiroth è sempre stata una presenza misteriosa in game, quindi per questo abbiamo deciso di fare la sua storia. Ok. Diciamo molto polite come risposta. Ok, beh, queste qua sono le ricompense che avremo facendo schifo nei dungeon. Ok, dov'è il mio telefono qua? Ripeto, vendere sono i cristalli, il resto. ということはこのプレートの人とマルチでマッチングしたら、この人はすごいやってらっしゃるから。そう、メタはプレートは特に上位の方なんで、赤プレートと出会ったらよし、このマルチ上位だと思います。熱い方だ。強い方だと思えばいいっていうところですね。まあ、そんな形ですね。まあ、どちらかというとこれは本当自慢用。Mi sa che nel frattempo si stanno fossilizzando sulle ricompense. Bisogna vedere sta cosa di Sephiroth. Come fa, a parte buttarlo subito a fare le cose, le quest di per livellare. Questo mi interessa. Cosa c'è scritto? Vediamo subito cosa c'è scritto. Se non si blocca, allora la strategia, quello che serve per fare al meglio, gli attributi, o meglio gli elementi di fuoco e ghiaccio saranno efficaci, sconfiggere tutti i boss, vincere le battaglie velocemente, usare gli oggetti il meno possibile. È una delle cose più straightforward che abbia mai letto. Tanto siamo già ad un'ora di diretta. Loro. Ok, volevo vedere punto per punto. Ok, beh, sì, strategia migliore da utilizzare. Usare freddo, fuoco e ghiaccio. Sconfiggere tutti i boss, ma non è una strategia. Vabbè, come i variant, i criterion, vabbè, come si chiama, in Crisis Dungeon, che tu puoi scegliere se sconfiggere tutti o meno. Ogni volta che ne sconfiggi uno aumenta la difficoltà del dungeon. E tu puoi finirlo sconfiggendone 3 oppure facendone 4, il quarto sarà più difficile. Quindi penso sia una cosa simile, dice sconfiggere tutti e fare più punti. Però puoi anche non farlo. Anche perché normal, hard e very hard è la stessa difficoltà che c'è nei criterion. O nei Crisis, non mi ricordo più qual è il nome corretto. Uno è Criterion, uno è Crisis. Per quanto il very hard è a tempo, in effetti. Forse tolgono quelli? Questa cosa di mettere la slide in basso a destra è da persona che ha imparato a fare questo lavoro da 3 giorni. Per carità, magari hanno preso il primo che capita. Ok, vabbè, quello che serve, questo qua è come nella nostra. Cosa serve per fare il punteggio S+? Che tra l'altro è l'unico modo per ottenere tutte le ricompense, l'S+. Ci sono 2 nuovi parametri a quanto pare. Che vabbè, andiamo a prendere, che non si sa mai. No. Qua? Tu scendi. Prendiamo l'ultima. Allora, vediamo i diversi punti. Dungeon score. Il primo è cumulativo. Poi abbiamo aver finito il dungeon, aver sconfitto i boss, gli oggetti rimanenti, 1 extra bonus e la velocità. Ah no, un extra bonus perché non sei capace a prendere le cose singolarmente. Ah, si chiama extra bonus. E quello sotto? Score bonus puff. O sono i parziali? E poi c'è anche la velocità.
Dovevi vedere se c'era anche nel, in quelli nostrani, il, cioè quelli che ci sono attualmente. Tra l'altro, considerando che esce il 29, tutti useranno Sephiroth in sta cosa. Cioè, ci metteranno là, cominceranno a usare Sephiroth, tutti, vedremo tutti che utilizzano Sephiroth. Ok, nel frattempo hanno condiviso, lo daranno a livello 1. Mi viene difficile pensare che lo diano a livello più elevato. Dovrebbero dare qualcosa per livellare al di fuori dell'esperienza, tipo con i cristalli, faccio un esempio. Eccolo, quello grande giocabile. Cos'è? Ah no, è un evento, ok, è un evento. Un evento dove si affronta? Dal 6 ottobre al... Porca miseria, dov'è? Ha detto Crisis Core? Sì, è un nemico. Dal 6 ottobre in poi ci sarà Sephiroth come evento nemico? Dal 6 ottobre. Ma è tipo quello... tutti contro di lui? O è sempre... vabbè, ci sarà sia solo che Cop, probabilmente. Cioè, come potevano iniziare a fare il Raid Enemy e hanno scelto Sephiroth? Che poi l'hanno detto, Mizzica, che cos'è Sephiroth che poteva essere? Quindi saranno tutti Sephiroth bambini contro Sephiroth grande. Questo mi interessa. Non mi interessa più. Ciao T-Seeker, era nel piano live. Nel piano live non ho scritto l'orario? Quello vecchio, non quello che non ho messo, di cui non ho messo le immagini. Ma mi sa che non l'avevo scritto proprio, l'ho scritto solo quando c'era la diretta. Cioè quando hanno annunciato la diretta ho messo l'orario. O forse manco lì in realtà. No, lì non ho messo il giorno, non ho messo l'orario. E la colpa è di Tokyo Game Show. Se dobbiamo dare la colpa a qualcuno, la colpa è di Tokyo Game Show. Inizia, ma Sephiroth col vestito di acqua è inguardabile comunque. Cioè se negli screen a bassa definizione è acqua. Non è il vestito di acqua, è acqua. Eccolo finalmente. Questo è quello che avevano leakato. L'evento di Halloween. Un attimo che devo ritrovarlo. Questo è l'evento di Halloween. Secondo Nomura non riusciremo a sconfiggere Sephiroth nell'evento. Se voi non sapeste che è Sephiroth, pensereste che sia acqua. Vediamo se dicono la data dell'evento. Qua. Vabbè, da lontano sembrano blu pure i capelli, però qui un po' più argentati, un po' più scuriti.
ベントが目白押しということは伝えいただけたかなと思います、はい、まあ、ますます楽しみになる。じゃあ、何だとソロクエストのイベントでハロウィン、はい、そうですね、今のコメント流れもですね、ところどころにつぶやいていただいているのは実はチェックしておりまして、まあ、SNS だったり掲示板等々でも多くのご指摘いただいております、まあ、スタミナについてでございます。スタミナ、こちらですね、questo è interessante、検討しておりまして、まずはですね、現在vi prego 999 portatele a 999 che è sta cosa、総戦力に対して皆様がどれぐらいのスタミナ剤、まあ、今いろいろ多めにはお配りしてはいるんですけれども、どれぐらい保有していただいているかっていうところ。Cioè, in base al livello, cosa cambia? Porca mi si è appunto troppi tasti. In base al livello, stamina retention status. Meno di 10. In base alle bottiglie che hai, no, in base alla potenza e alle bottiglie cambia qua. No, non l'ho capito. Sto cercando, io non comprendo cosa fa. Cioè, hai la forza che va da 1 a 150.000 e va bene. Vediamo questo cos'è, magari te lo spiegano cos'è. Allora, triplica tutto. Ti triplicano tutte le bottiglie? デイリーミッションで今定点で、まあ、ログインタイミングとそれぞれの時間にスタミナ、cioè quando, se ti loghi dopo le 12, dopo le 17, dopo le 9 e fai le daily, invece di darti una bottiglia te ne danno 3. E la stamina non si recupera più una ogni 6 minuti, ma una ogni 2. Una ogni 6 minuti mi è sempre sembrato tanto, ma considerando l'abbondanza di stamina, mi sembrava tanto comunque. Ma infatti devono mettere le bottiglie a 999. Secondo me, cioè, devono farlo subito. Per quanto quella cosa della retention, vorrei capirlo meglio. Cioè, quello di prima io non l'ho capito come. Se tolgono la stamina. はい、でこちらもですね、9月29日のアップデートに合わせてですね、実施させていただきたいというふうに考えております。すぐに、すぐに遊びやすくなりますね。はい、そうなんですよね。で、peccato c'è l'evento di Halloween se lo sono limitato così? やはりよりスタミナを必要される方もいらっしゃる。cioè per carità è Halloween, sarà fine ottobre. まあ、29日からですね、特別なパックの販売も。dovrebbero mettere la endless in cui quando muori ti utilizza la stamina。così sai come te la ammazza。ついてるんですけれど、そこに、まあ、スタミナ剤が8個ついてるようなパックも出していきまして、まあ、まずは我々としてもこうできる部分からしっかりと回収しつつですね、実は本日もう一個大きいお話をしたかったんですけど、vorrei capire meglio questa cosa dell'evento. L'hanno annunciato? Basta così? いろいろ法的な確認であったり、per carità, l'avevano liccato, quindi magari per quello l'hanno annunciato e basta. Potrebbe essere per questo. スタミナについては回収であったり、より効率的にこうスタミナ剤を入手するとか、まあ、遊んでいただくようなものをご案内できればというふうに考えておりますので、こちらぜひですね、期待してお待ちいただければというふうに考えております。ありがとうございます。スタミナに関してはね、はいはいはい、野村スペアドラスタミナコーサ、そうですね、ずっと言い続けてるんですけど、はい、まあ今回はこれで、はい、とりあえず、はい、様子を見させていただければというところで、はい、はい、はい、ありがとうございます。プレイヤー側としてはね、とても遊びやすくなっていいですよね、レベルを上げたくなるイベントが待ってる時期、そうです、はい、ま、あ loro sono ancora qui, pensavo se fossero andati, ormai non erano più importanti ai fini della discussione。ありがとうございます、はい、さてこのコーナーそろそろお時間となってきたんですけれども、浜田さんと田中さんには番組の最後までこのままお付き合いいただこうと思いますので、スタミナ C8、 お願いします。では次のコーナーに参りましょう。続いてのコーナーはコラボ情報。Allora, ho capito, ma forse ho capito male quello che ha detto. Final Fantasy 7 Ever Crisis ではコラボ企画が実施されると。Ha detto, parla te, sta parlando delle collaborazioni? Ho capito male. Porca miseria. Ah, queste collaborazioni, pensavo alle collaborazioni in game.
Ok, sì, questa qua è quella con i biscotti e quello che era. Di solito queste qua sono affine. Affine diretta. Per un attimo pensavo alle collaborazioni in game, tipo con altri giochi. Ah, con i macaron, ecco. Prima collaborazione Persona 5, così chiude. La prima collaborazione di The First Soldier fu con Final Fantasy 7. Poligonoso, che non significa niente. Poligonale. Sì, Nomura, sì, mi hanno pagato, me ne frega niente di cosa fanno. Per qua, chissà se prende percentuali extra quando fa queste cose. Dice, guarda, vendiamo. Cioè, sì, Square li prende, ma magari Nomura prende un extra in più per l'utilizzo dei suoi personaggi. No, questo mi serve. Fermo, ma mi serve. No, fermo. Ok. Ai. Ok. Ok, qua c'è l'ufficialità della tripla. Dal 29 settembre parte la triplicazione della stamina. Il 29 settembre ci sarà comunque un annuncio in game che lo spiega. Sì, però devo. Io spero che. Cioè, il 29 a questo punto ci sarà una patch. Una not patch, qualcosa che ti spiegherà tutto quello che c'è. Devono mettere 999 bottiglie. Se no le butti. Se le bottiglie hanno scadenza, le butti. Vabbè, carità, io mi faccio le daily. Io attualmente, ora magari quando ci sarà Sephiroth si fa un po' di più, ma io attualmente non è che sto giocando tantissimo. Io se ho 170 di stamina, per esempio, sto la consumo e poi me ne vado. Cioè, aspetto una. Sushi! Ciao Prawen! Ancora no, ci stanno pensando. Milky, che significa latte. Vabbè, che brutto quel design del Moguri. Mia, se mi arriva quel design del Moguri, lo lancio. L'evento, ho finito la base, non ho fatto le ex. Ho fatto forse solo la 1. La 1 ex, ma la 2 no. Ma forse manco la 1 ex ho fatto. Sì, quello giallo. Ho fatto solo l'ex 1, ma non la 2. Ho fatto l'ex 1 perché mi ha dato l'arma. Però l'ex 2 no. Di solo, coop? No, coop neanche ci ho provato per adesso. Ma manco posso entrarci. Ho 190 e qualcosa di battle level. Ma l'ex 1 è sul 90-100. Se hai. E. Non mi ricordo che stavo dicendo, però se hai, ok. Che ne ho 3 a 30. Dovrei dire che ho solo tipo 88, una cosa del genere. Per quanto devo ancora finire di potenziare Barrett? Infatti mi stavo farmando i pezzi perché non potevo farmarli più. Tanto spero che il 29 mettano il level cap a 55, perché io devo craftare, devo farmare. Ah, non ce l'ho attualmente perché si è aperto, non lo apro, sennò la batteria che è adesso al 24 mi saluta. Ma visto che hai detto che dici Tadakimasu prima? Allora, non è, cioè, in base alla persona si può dire anche prima Tadakimasu. Non è sempre dopo. Quindi avevo ragione, avevo indovinato la risposta. Secondo me l'hanno rubata. Per me.
Ah, la risposta di persona si diceva solo dopo. Quella che avevo sbagliato, che mi hanno fatto sbagliare. C'è il disegno di Zack da Crazy Score. Solo per quello si compra, per lo sfondo del portapranzo. Tra l'altro è una società, questa, la Fujiya, mai sentita prima di oggi. Sì, sì, Nomura, sì, sì, pagate. Infatti, ma non c'è una cosa col 14. Una collaborazione tra Fantasy 14 e Voltrum. Questa potevo vedere il video dopo, è inutile che. Non so cosa sia il Voltrum. Intanto Nomura deve riavviarsi perché non riesce a continuare una frase completa. Immaginate, prendete voi una laurea in pasticceria, in cucina, chef. Viene Square, dovete fare dei pennuti sotto forma di biscotti. Dice, ma io voglio fare, voglio essere libera di fare quello che voglio, di fare i pennuti. Io capisco che dovete fare minutaggio, però mangiare così spudoratamente. Poi, per te non si parla con la bocca piena, fa abbastanza schifo. L'unica professionale lì in mezzo. Mi sa, ok. Però ha detto Saigo. Ma basta! Non ne posso più di sta borsa. Viewer present. Ah beh sì, il regalo a chi ha visto la... Cioè oggi hanno perso 40 minuti per parlare di ste cose. Allora, le info sono state fighe, ma riassunte in 20 minuti. Ma... 20 minuti per essere simpatici. Campagne? Cos'è questo? Ma adesso se l'evento Halloween un po', secondo me lo hanno, se lo sono sbolognati perché l'avevano leakato. Ho sto sospetto di pollo. Allora, dietro è scritto presento, che sono i regali, che è la cosa più bella per quanto riguarda questo. Spero siano per tutti. Allora, 1000 cristalli blu. L'arma di Sephiroth a 5 stelle? Aspetta, devo leggere meglio. Arma di Sephiroth a 5 stelle. Un biglietto a 5 stelle per i gacha. 1000 cristalli blu e 20 bottiglie stamina. Prendi uno di questi come dono, ma forse solo per chi sta vedendo la diretta, non ho capito. Viewer present in game. Ma per tutti, spero per tutti.
altre bottiglie. Ma scusa, ma l'arma dei Sephiroth a 5 stelle che me le devo fare? Questo cos'è? Aspetta! Ah, l'hanno riassunto in tutto. Daremo tutto, daremo tutto insieme. Cioè, sono passati dal fatto che dovevano darle uno solo, ora danno tutto invece. Allora, qua hanno parlato di regalo a chi sta vedendo, ma bisogna capire come, in che senso. Anche perché come fanno a capire chi sta vedendo meno? Cioè, io sto vedendo, datemi tutto. Ma è un po' come la cosa della beta, l'arma della beta di Glenn, anche per chi non ha fatto la beta aveva quell'arma. Ciao Remkain. Vai, arma 5 stelle diretto. Sarà da vedere quale sarà l'arma da utilizzare, quale arma prendere a 5 stelle. Ma in quel caso vediamo il video di Joe e mi faccio suggerire da quello. Venti bottiglie di stamina che rimarranno nell'inventario per altri 2 anni. Suimasen? Perché si sta scusando? La versione PC? C'è scritto Enter. PC? Su Steam? Arriva su Steam? Ah, è l'iPad, possiamo venderlo. Arriverà tra 6 anni perché non ho detto niente. Dai, Nomura, dici qualcosa in più. Ahia, mi sono fatto malissimo. Mi serve l'immagine. Vabbè, senti, la faccio. La rubo. Questa la metto subito. Questa la metto subito su Spade Knowledge. L'interfaccia mi sembra molto da tastiera. Bisogna vedere come lo ottimizzano. Magari c'era scritto, vediamo. Io ho letto solo Steam, non ho visto il resto in effetti. Data? Dimmi la data. È in sviluppo, c'era scritto nell'immagine. Mi sa che la data. Questo è l'account di Destiny. Avrà detto qualche supercazzola. Fatemela mettere su Spread Knowledge. Steam di Ever Crisis. Anzi no. Ever Crisis per Steam. Per Steam.
con l'accento, perché è la tastiera inglese, ovviamente. È ufficialmente in sviluppo. Aspettate che lo correggo da PC e poi potete condividerlo. In caso. Però prima devo togliere almeno questi. Uno. Ok, fatemelo correggere. La data. Ok. Ok, ora è condivisibile. Io bella, avevo visto quell'immagine a caso. E l'ho visto dopo che c'erano i tasti della tastiera. Rutia? Ah, qua ci sono più informazioni. Vediamo. Ovviamente, vabbè, hanno detto solo che si potranno, ovviamente, spostare i salvataggi. Oh no, aiuto. Dai, siamo alla fine, non puoi bloccarti adesso. Ma gli è crashata la live? Ah no, ok. Però devo metterla a 2x adesso. Scusate se la vedete un po' più rapida. Temo che si rimetta a pari. Cioè adesso. Ah no. Non ce la fanno a rimetterla a pari. Facciamo così. Più questo. Ok. Che poi ho fatto vedere sto tizio a caso da dietro che giocava sta. E poi questo qua, la tastiera e mouse. Io pensavo lo stesse programmando. Ho detto a uno che sta programmando Ever Crisis. Invece no. Questa è una risposta alle voci degli utenti che non sono in grado di giocare a causa dello spazio libero o delle specifiche dei loro dispositivi. I dati della versione per smartphone possono essere condivisi. Però fossi loro, il fatto che non abbiano detto una data, non vorrei che salta il 2023, perché sarebbe stato intelligente dire almeno 2023. Guarda, se un PC che non regge Ever Crisis non è un PC, è un ritrovato dell'anteguerra. Questo due? Non vogliamo farti aspettare così a lungo, non sarà tra 2 anni. Non è una bella risposta, Ishikawa. Ok, ci vorranno meno di 2 anni. Ma non è 1000 euro? Con 1000 euro ci giochi a remake con un PC da 1000 euro. Mi sa che adesso di delle sue vicine non avremo tanto altro. Spererei prima di Rebirth, però alla fine a loro è solo una cosa aggiuntiva. Probabilmente alla prossima letter diranno qualcosa in più. Cioè loro hanno fatto prima lo spazio collaborazioni e ora sono agli annunci. Mi sa che con questo abbiamo concluso. 1 ora e mezza.
un'ora e mezza, per carità. Col senno di poi è stata molto più cacciarona che informativa. Abbiamo avuto una sorta di sguardo verso di loro. Non c'è stato neanche un trailer effettivo. Abbiamo visto uno scorcio del prossimo update. Il 29 settembre ci sarà la parte di Sephiroth giocabile, il capitolo 5 di The First Soldier. E il dungeon, non mi ricordo più come si chiama, dungeon reward, dungeon qualcosa. L'evento di Halloween annunciato ma finisce lì. La versione Steam annunciato ma finisce lì. E basta. E per adesso basta. Dungeon ranking. È stato più una sorta di... è più il fatto che Nomura è felice di come sta andando il gioco attualmente. Al punto da annunciare subito una versione PC. Io non me la sarei aspettato. A me non me la sarei aspettato 6 mesi dopo. Dopo 20 giorni. 20 giorni annunciato la versione PC. Nessun gioco Square ha avuto questo trattamento. Manco Mobius. Mobius dopo quanto è arrivato su PC? Vediamo subito. Mobius FF. Allora, rispetto... beh, è uscito un po' di mesi dopo. Un po' di un anno dopo, più di un anno dopo. Hanno detto così, secondo me, è sempre marketing ovviamente. Così tu magari inizi a giocare da smartphone e poi ti sposti i salvataggi su PC. Così hai un motivo, dici, almeno non sarò sempre... quella parola lì, non mi viene il tempo. Bisogna vedere, magari appunto da qua quando esce l'SPC cancellano il gioco. Può essere, è un'ipotesi. Si saranno fatti i loro conti, spero, nel generale. Se non altro sta avendo una sorta di supporto già maggiore a tanti altri gacha di Square. Così l'abbiamo smorto. Il pre-order di cosa? Della collector? Sì, no, non lo so. I soldi se li sono presi però, l'importante è quello. Ma in caso è nello Square Enix Store, quindi mi fido di quello. Forse non arriva la mail del pre-order. Arrivano quando la spedisce con il nuovo store. Ahia. Ok, ripeto, mi spiace un po' che sia stata più cacciarona che altro, perché avrei preferito, sarebbe stato più, come si dice, scorrevole, mostrare tutto e poi commentare. Invece loro hanno preferito fare il cacciarone e poi spiegare quelle due tre, spiegare, dire questo esce X, questo esce Y. Sì, però al punto da aggiungere una nuova piattaforma dopo 20 giorni è quella la cosa strana. Poi per carità, ovviamente l'essere famoso, cioè ovviamente Ever Crisis già nasce come molto più famoso di tutti gli altri. Su Steam, se tutto va bene, ce l'anno prossimo. La fama. Ovviamente Ever Crisis è molto più rinomato di quei... di questi altri titoli, quindi già c'è questo. Però bisogna vedere. Mi è sembrato un po' meno la cosa dell'evento di Halloween, ma ripeto, era stato leakato. Forse col fatto che era stato leakato, hanno deciso, senti, almeno lo annunciamo ufficialmente. Tanto la gente già lo sa, almeno ha un'immagine a caso. Missing Link ha il problema degli eventi GPS. Problema. Nomura ha detto che ci sono due metodi, uno camminando e uno no. Però, in quel caso, se la vede lui come gestista o come se la girano loro. Ma per adesso siamo in momento Ever Crisis. Applibot ha deciso di fare la versione PC, ovviamente finanziato da Square, è lui che esce i soldi, No, dell'evento non abbiamo niente, abbiamo solo un'immagine e basta. Probabilmente sarà a fine ottobre, al prossimo update. Che poi l'hanno messa a caso quello del cocomero, quindi sarà anche questo a caso. Probabilmente metteranno tipo dal 15 al X ottobre. Bisogna vedere quando finisce. Ma quello del cocomero sta per finire. E da quello che ho capito, quello non richiede il pagamento. Da quello che ho capito, caro. Probabilmente ci sarà sia la parte a pagamento sia quella che cammini. Ripeto, bisogna vedere come se la giostrano. La storia, saremo in 3 ore totale. Nel periodo di vendita inizio manager la vestita. Ti dico in quel periodo, non il 31 ottobre, sarebbe stupido. Dico in quel periodo. Però appunto quello del cocomero sta per finire, quindi non sarà un sovrascrivere.
Se no, a meno che non c'è un altro evento in mezzo, ma sarebbe stato stupido non dirlo adesso, in quel caso. Va bene, sottolineo. Un po'... come che si dice quando una cosa... dilungato, un po' anacquato, un po' come set remake su questa cosa, un po' troppe fogne, diluito, io ho detto divagato, vabbè, anche diluito, avevo in mente diluito, però ho pensato tutto il resto. E... quelle 3-4 info però che hanno detto hanno colpito, la tripla stamina, il fatto che si recupera prima, anche tutte queste piccole cose. Cerco un attimo anche di raccogliere tutto quello che magari mi è sfuggito per forza di cose e le metto su spread knowledge in generale. Le due cose più importanti comunque sono quelle. Per chi gioca, la cosa più importante è la cosa della stamina e il fatto che il 29 settembre esce capitolo 5 con Sephiroth giocabile, e in più ci sono queste ricompense che adesso andrò a vedere come funzionano, con la 5 stelle di Sephiroth, 1000 cristalli e bli bli bli. Io avrei messo il fatto della stamina 999 e spero che la mettano. Spero che nelle patch notes ci sia stamina 999, perché 99 è troppo poco, troppo poco. A meno che l'evento di Sephiroth non è un Gozuba 30 di stamina senza il triplo. Quindi, aia. Quindi questo, potrei mettere anche il per 3, invece di mettere solo per 3, metto anche per 5, per 8. Cioè, fammi usare 8 volte la stessa stamina. Avevo detto che Nier può mettere per 10, sarebbe figo fare una cosa del genere. E questo per chi gioca. Per chi è magari un po' più totalitario, c'è la versione PC, che ovviamente, quando porterò in diretta, bisogna vedere il 29 se portarlo in diretta per Soldier. Non lo so, perché esce anche Foamstars. E devo dare priorità a Foamstars, che è molto più importante per Crisis. Vediamo, magari non sono neanche a casa il 29 settembre, non lo so. Nel caso, se lo porterò in diretta, ma non blind. Questi casi. Però ovviamente quando c'è la versione PC non ci sarà più bisogno di usare BlueStacks e tutte ste menate varie, almeno versione diretta, e chi si è visto si è visto. Possiamo vendere l'iPad, disinstallare BlueStack e far fallire una volta per tutte il totale. Va bene, io qua mi avvio verso la conclusione, anche perché devo ancora mangiare, quindi vado un attimo a chiudermi il cerchio. Non so quando sarà la prossima diretta, perché questa settimana, essendo in ferie, sono un po' sballonzolato nel mood di come gira il mondo. Probabilmente ci sarà qualcosa su Foamstars, però vediamo. L'open beta inizia il 29 e finisce il 2, anzi inizia il 30 e finisce il 2, quindi devo vedere un attimo come gestirmela. Vedremo il da farsi. Ora probabilmente andrò a registrare il video acquisti, forse in base se mangio. Ok, quindi seguite Spread Knowledge per maggiori informazioni sulle dirette. Tra parentesi, su Instagram nel frattempo sto cercando di utilizzarlo un po' più spesso. Vediamo se riusciamo a mantenere una sorta di non priorità, come si dice, di costanza, però non questo Instagram qua sotto, questo qua è quello personale, quello che vedete qua sotto, c'è un punto, è Brian.Fari, devo farlo nuovo, mi scoccio a farlo. Questo qua sotto è quello personale, qua metto solamente cose della mia vita personale, quindi magari non me ne frega niente. Quello col punto invece è quello ludico, quello in cui metto le foto dei giochi che mi compro rubandoli alle case editore. Non è vero, non è vero, è vero. Va bene. Io vi ringrazio. Ultimissima cosa, sono usciti video sulle informazioni, sto facendo un altro video sempre su Rebirth, spero sia l'ultimo per quest'anno. Io vi ringrazio per essere stati presenti, come al solito, se la live vi è piaciuta, anche se da impostazione diversa, quindi anche se magari un po' diverso dal normale, spero che a livello tecnico sia stata comunque di spessore, potremmo fare anche da qui in poi, dovrebbe forse stata anche meglio delle altre. Io vi ringrazio per essere stati presenti, come al solito, se la live vi è piaciuta, iscrizione, like e condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. E noi ci vediamo alla prossima live. Bye bye. È uscito bellissimo sto schiocco.